Sono pieno zeppo di peli di gatto. Che schifo. Oggi vorrei iniziare la puntata parlando del Natale, perché mi sembra ovvio, guardate, guardate come siamo conciati, non ho idea di quando sono diventato un pagliaccio vivente. Siamo finalmente arrivati a dicembre e nell'aria, se respirate a pieni polmoni, potrete finalmente sentire l'odore dei regali. Per esempio, io come regalo vorrei arrivare almeno a 1000 like a questo video, quindi per favore accontentatemi. Poi ognuno ha il regalo che si merita, ognuno fa quel che può. Icardi, per esempio, ha voluto regalare un Rolex ad ogni compagno per ringraziarlo di aver raggiunto la classifica cannonieri al primo posto nella passata stagione. 5.000 euro d'orologio per 34 persone, spendendo ben 170.000 euro. Un buon regalo, senza ombra di dubbio. Anche se in realtà siamo ancora ben lontani dai famosi 2 milioni di euro di Ronaldo per quell'orologio sfoggiato in conferenza stampa. 424 diamanti incastonati bianchi e rossi ripartiti per tutta la struttura, braccialetto e sfere inclusi, dal peso totale di 15,25 carati. Ognuno fa quello che può, dicevamo. Infatti, Semeri, attaccante del Bari, ha dichiarato questo: se dovessi vincere il titolo di capocannoniere, di sicuro qualcosa farei. Un Rolex a testa? Dovrei fare dei debiti. Facciamo un Casio! Il Casio, uno splendido orologio anche economico. Ne possiedo uno anch'io ed ora vi racconterò la sua storia. State tranquilli, non è product placement, perché questo è stato comprato su Amazon lo scorso anno quando un'offerta grandiosa mi si è posta davanti. Solamente 20 euro, anzi 18 euro spedito entro domani. Non avendo un orologio l'ho colto al volo e l'ho comprato. Peccato solo che mi sia arrivato falso da Amazon. Se durante la vita penserai di aver toccato il fondo, potrai benissimo ricordarti di questa storia. Avete visto com'è bello vedere la scala dell'importanza dei VIP? Si parte da Ronaldo, 147 milioni di follower su Instagram e orologio da 2 milioni di euro. Si passa poi a Icardi, 4,3 milioni di follower e 200.000 euro spesi per i compagni, per un regalino, un orologino così. Arriviamo poi a Simeri, 16.000 follower e un Casio in omaggio originale ad ogni suo collega del Bari. E infine si arriva al povero Luca Toselli che sta per mandare via la fattura per ricevere i pagamenti da agosto a novembre di YouTube e togliendo le tasse, togliendo la partner, la partnership, vado a raccattare circa 80 euro. E ve l'ho detto, ognuno fa quel che può, ognuno ha quel che si merita. Però Simeri, cazzi tuoi, ti devo dire una cosa, su Instagram ho più seguaci di te. Siamo già a 19.000, si punta ai 20.000, quindi per favore seguitemi, perché con il vostro aiuto andiamo a puntare prima Maurito e poi anche Cristiano. Arriviamo, non temere. Ma il Natale non è solo soldi e regali, ci mancherebbe altro, non siamo così materialisti, non è vero? Si parla anche di luci, di alberi, di biscotti, di maglioni con le renne, di cene, di pranzi, di super abbuffate, di tantissimi chili presi in più e quindi anche tanti sensi di colpa. Per dire, io ho smesso palestra un paio di mesi fa e in questo momento, dato che sono ingrassato, mi sento un po' come Ronaldo il fenomeno da quando ha smesso di giocare. Io ve lo giuro, se non ricomincio subito dopo il 2019, posso diventare anche peggio di così e senza fare fatica. Però ne sono sicuro, il Natale piace anche perché dà la possibilità di riunirsi ai propri cari e passare un po' di tempo insieme. Quest'anno per i calciatori della Serie A non sarà così, dato che per la prima volta nella storia anche noi in Italia avremo il Boxing Day, stile Premier League. Sono sicuro che ci saranno delle polemiche ad arrivare al 26 di dicembre, la decisione di giocare in questo giorno, quindi metto le mani avanti e provo a darmi la mia presa di posizione. Secondo me è giusto giocare il giorno dopo Natale. Tanto mica devo scendere in campo io dopo 1 o 2 giorni di abbuffate. Insomma, il calcio è intrattenimento e quindi è giusto che le persone se lo godano durante le proprie giornate libere. Certo, non tutti saranno a casa in quelle giornate perché, per esempio, i cuochi o i camerieri saranno impegnati a lavorare come probabilmente mai hanno fatto durante l'anno. Ovviamente, però, si è guardato a una statistica per poi andare a puntare sulla maggioranza. Insomma, non vedo assolutamente la differenza rispetto a una banalissima domenica nella quale si gioca il campionato. Mi spiace sì per i ragazzi, ma avranno tempo di rifarsi in estate con 2 o 3 mesi di stop impegnati a spendere quei milioni di euro guadagnati duramente a giocare a pallone durante l'anno. Però ovviamente la cosa più iconica del Natale per chi è credente è la nascita di Gesù. E no, non parlo di Juan Jesus o di Gabriel Jesus, ma proprio del figlio di Dio. E no, non parlo del figlio di Ibra.
Io con la religione ho un rapporto strano, perché da piccolino ero super legato a tradizioni come messa e catechismo. Crescendo poi ho abbandonato tutto, ma una piccola lucina dentro di me è rimasta accesa. Tra l'altro per anni non ho neanche mai bestemmiato, salvo, ahimè, cominciare dopo una vacanza disputata nel 2017. Purtroppo i miei amici la usano come un intercalare e durante quei 7 giorni ho preso su il brutto vizio anche io. Quando sono arrabbiato mi scappa. In realtà su YouTube c'è sempre stata un po' la diatriba, no? Sul giusto o sbagliato bestemmiare nei video. Poi ovviamente le regole, le linee guida della community sono cambiate, quindi se adesso fai determinate cose non ti monetizzano il video e quindi tutti a cuccia, tutti bravi, tutti belli. Sono sincero, non sono mai stato pro alla bestemmia pure in un video, perché ovviamente noi stiamo facendo qualcosa che deve essere qualitativamente elevato, ma ho sempre trovato molto interessante la soluzione adottata dal Masseo, perché ha sempre avuto quel modo di editare, quindi ha preso il suo prodotto tipico che è la bestemmia, l'ha unito alla sua voglia di fare, al suo modo di essere, ed è riuscito a tirare fuori un modo di intrattenere le persone tutto suo. Si riesce anche ad aggiustare la blasfemia, basta solamente avere l'idea giusta per aggirare un regolamento anche magari un po' troppo severo. Sarà per la pancia piena, per la serie anche Natale, per il tempo che posso finalmente passare a casa o per la nascita del nostro Salvatore Gesù Cristo, ma io durante il Natale sono sempre molto, molto, molto contento. La gioia è un sentimento sempre abbastanza particolare, perché se sei contento te, interiormente riesci sempre a creare empatia e ad essere felice anche con le persone che ti stanno intorno, essere buono nei loro confronti. L'atmosfera natalizia è proprio questo, serenità e cortesia che si traducono in buon umore. Tutti a Natale siamo più buoni, tutti, lo dice anche il proverbio. Cioè tutti, no, tutti, tutti purtroppo no. E per fare questa parte di video è meglio togliersi questa cosa e iniziare ad essere un pochino più seri, eh? Vialli, ho avuto il cancro, è stata la mia battaglia. Ora sto meglio, ma combatto. L'ex campione della Juve racconta al Corriere. Giravo con un maglione sotto la camicia perché gli altri non si accorgessero di nulla, per essere ancora la persona che tutti conoscevano. Il 26 novembre 2018 l'ex capitano della Juve se ne è uscito con questa notizia che per tanti è stato un fulmine a ciel sereno. Eppure anche di fronte a cose di questo genere, di questa gravità, l'ignoranza delle persone non si è voluta fermare. Il calcio è qualcosa di bellissimo, di stupendo, di magico. Amare e sostenere la propria squadra è un'emozione nobile che sempre dovrà essere presente all'interno delle nostre persone. Eppure quando si passa da un concetto di amore verso i tuoi colori a un concetto di odio verso i colori degli altri, ecco che allora tutto questo, tutta questa perfezione diventa un'altra cosa, diventa merda. Zeman fu demonizzato nel luglio 98 per le sue dichiarazioni sul doping e sul sistema Juve. Caro Vialli, è vero che il tumore può colpire tutti, ma più facilmente colpisce chi utilizza farmaci in modo spropositato. Con tutte le bombe prese alla Juventus, con tutta la roba che ti sei iniettato dai gobbi, tossico, tutte le siringhe che ti sei iniettato alla Juve. Viva Dottore Agricola, un altro successo, targato Rube. Questi sono solo alcuni dei commenti che potete trovare sulla pagina Facebook della Gazzetta dello Sport sotto al post di Vialli. Dopo questi mi sono fermato perché mi è venuto un nervoso assurdo e mi sono addirittura vergognato per queste persone. Attenzione però, perché per non essere troppo di parte voglio leggervi la risposta di un tifoso della Juve a tutti questi raccapriccianti orrori. Parlano i napoletani che avevano Mara Droga, uno sporco erainomane. E comunque, meno 8, cari sporchi napoletani, il sapone è stato inventato. Come vedete, non sto salvando la bandiera bianconera, condannando e offendendo tutte le altre, perché per quanto mi riguarda, quando si parla di ignoranza, non esistono colori da salvare. Mi sono fortemente dissociato durante tutte le ultime partite della Juve, durante le quali si sono fatti cori sul Napoli, inneggiando al Vesuvio, e tra l'altro partite nelle quali non si giocava contro il Napoli. Tra l'altro questa roba sta accadendo sempre più spesso. Se fossi nel giudice sportivo, tutte le volte che si verificano comportamenti di questo genere farei una cosa assolutamente. La prima volta una giornata di squalifica la curva, la seconda volta 2 giornate di squalifica la curva, la terza volta 3 giornate di squalifica la curva, e così via, così andare. Che se giochi senza questi deficienti non me ne frega un cazzo. Vai a vedere la Juve, sostieni la Juve, non auguri la morte ai napoletani perché sono i tuoi principali rivali per lo scudetto.
Cioè, ma ci rendiamo conto? Non eravamo ancora in clima natalizio, qui non si sta parlando di essere più buoni, solamente di essere persone civili. E forse io sono stato fin troppo civile, fin troppo buono, oscurando, censurando i vostri nomi, perché una bella esecuzione pubblica era quello che vi meritavate. Una bella shitstorm all'interno dei vostri profili Facebook. Mi spiace tanto per Vialli e gli auguro assolutamente, ovviamente, tutto il meglio, perché io stesso nel 2014 ho avuto il dispiacere di perdere una persona per un brutto male. Ho perso mio nonno. So benissimo cosa si prova a vedersi spegnere una persona giorno dopo giorno, sempre di più, fino ad arrivare al momento decisivo nella quale non c'è più niente da fare, non si torna più indietro. Viene estratto fino all'ultimo briciolo di dignità. Questa infatti è una malattia che ti prosciuga corpo e anche mente. È per quello che Vialli dice giustamente: andavo in giro con il maglione al di sotto della camicia, perché aveva perso tono muscolare e ti toglie anche la lucidità, quella che magari ti ha sempre contraddistinto. È una cosa bruttissima. E non so cosa sia più merda tra il cancro stesso e le persone che hanno scritto quei commenti di prima. Diciamo che se la giocano, eh? No, beh, il cancro più merda. Per questo spesso mi sono arrabbiato o ho condannato chi ha usato impropriamente quella parola, perché quante volte abbiamo, che ne so, sentito dire Young Signorino è un cancro con le gambe. Un conto è dire, come ho fatto io, fa schifo al livello della malattia e comunque è esagerato comunque. Un conto è proprio dirgli sei un cancro. E poi diciamocelo, può non piacerti, io stesso non amo Young Signorino, anzi mi fa schifo quel genere. Ma sicuramente nessuno ti dà il diritto e la possibilità di andare a dire certe cose di certe persone. Purtroppo questo è un killer silente e sempre più frequentemente stiamo assistendo anche VIP, e quindi malattie e anche spesso morti nel mondo dello spettacolo. Attribuire poi il suo arrivo all'uso di sostanze proibite a livello sportivo solamente perché ti sta sul cazzo la Juve è veramente da poverini, da malati di mente, altro che gaming disorder, questo da malati di mente. Però sono felice, perché i commenti non sono stati tutti così, per fortuna. Grazie a Dio c'è ancora chi usa internet in una certa maniera, a differenza di tanti piccoli leoni da tastiera. Mi piacerebbe, un'idea che ho da diverso tempo a questa parte, per esempio, farmi una lista di tutte le persone che commentano malamente i miei video, i miei post su Instagram, i miei post su Facebook, e segnarmi i loro nomi, e poi magari un giorno rintracciarli. Attenzione, non sono una persona violenta, per carità, ma sicuramente una bella chiacchierata, faccia a faccia, face to face, sarebbe l'ideale per entrambi. Anche se me lo immagino quel ragazzino con ancora il latte della mamma sulle labbra che mi dice no, per favore, è stato mio fratello. Sono sempre stato dell'idea di una cosa: la libertà di espressione è qualcosa di fantastico, è un diritto anche innegabile, mi viene da dire. Ma da quando ci sono i social network, e quindi questa distanza virtuale che si viene a creare tra lo schermo e la connessione internet, beh, allora forse andrebbe rivisto qualcosina. Ci vorrebbe una soluzione per questi fantasmi virtuali, e ci vorrebbe una soluzione anche per quei poveri degenerati che vanno negli stadi ad inneggiare il Vesuvio augurandosi di vedere una disgrazia. Io sono stato terremotato, lo sapete, quindi so che cosa vuol dire una calamità di quel tipo. Ci vorrebbe una soluzione, dicevamo, ma ahimè mi viene da dire che risulta impossibile. Forse nel calcio, così come in internet. È così come è impossibile ad oggi avere una soluzione universale per guarire finalmente e definitivamente da questi brutti mali. Perché mio nonno, sicuramente in gioventù, e tanti suoi amici finalesi avranno detto ripetutamente questa frase, e cioè che se la pianta dell'ignoranza facesse la foglia, tanta gente risulterebbe sempre all'ombra.